E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. Statemi a sentire, in questa nuova recensione, in questo nuovo video, ora c'è da fare un crimine, capite? Dobbiamo risolvere quest'altro caso. Sto parlando di questo videogioco della Marvel, Spider-Man Miles Morales, uscito il 12 novembre 2020. E ricordatevi che potete trovarlo nella PS4. Dobbiamo fare questo crimine che si chiama Evasi del Raft. Gli evasi dal Raft hanno bloccato completamente il traffico e preso anche degli ostaggi. Facciamolo. Qualcuno ha visto degli evasi bloccare il traffico e prendere degli ostaggi. Muoviamoci. Forza, muoviamoci, non c'è tempo da perdere. Vedrete che con questo nuovo Spider-Man, alias Miles Morales, andrà tutto bene, ricordatevelo, con Miles Morales andrà tutto bene, contiamo tutti su di lui. Ma ora concentriamoci, dobbiamo sconfiggere i detenuti. E ci sono gli ultimi nuovi obiettivi bonus. Dobbiamo impedire il furto dei veicoli e bisogna colpire 5 nemici con attacchi Venom. Questo è l'ultimo crimine che stiamo facendo, ragazzi, davvero. Questo è l'ultimo, poi non ce ne saranno più. Completati i crimini, vincete i gettoni gialli. E completando gli obiettivi bonus c'è da guadagnare un trofeo. Abbiamo belle già finito. È stata bella questa nuova recensione, poi è stato bello questo nuovo video. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Detto questo, grazie a tutti per la visione. Mi fa piacere che mi avete visto anche in quest'altro video. E finisce così anche questa bella recensione. Ricordatevi di andare nel canale Costanza Films di mio fratello Alex Costa, dove ci sono i suoi video. Vi consiglio di guardarli. Vi saluto. Ricordatevi che Spider-Man è sempre il mio supereroe preferito della Marvel e facendo un video su Spider-Man posso onorare Stan Lee, che l'ha creato